Per parlare di questa crisi di governo siamo in studio con Alessandro Ferrucci del Fatto Quotidiano. Buongiorno. Buongiorno. Allora, hanno vinto i falchi rispetto alle colombe, è tutto precipitato in poche ore. Com'è possibile? Beh, è un polare ristretto, perché i falchi alla fine sono Verdini e la Santanchè, anzi la Santanchè e Verdini, perché dietro di loro non è che ci sia una grossa truppa. Se tu parli con gli esponenti del PDL sono più che altro terrorizzati, preoccupati e stupiti, perché i tempi sono stati Però a protestare è stato praticamente solo Cicchitto. Ufficialmente, non solo Cicchitto, anche Sacconi ha detto sono vicino a Cicchitto. Poi ufficiosamente non ha avuto neanche il tempo di protestare, perché dovrò ancora capire che cosa è accaduto. Definirli spiazzati è poco, ma realmente, cioè, tutto è capitato in pochissime ore, pochissimi minuti. Dall'altro ieri è precipitata una situazione che loro non si aspettavano. Quello che è ufficiale è che Alfano è stato messo da parte, e con Alfano tutta quella truppa di deputati o senatori o esponenti del PDL che già quando c'è stata si erano già avvicinati a Monti, quando pensavano che Berlusconi ormai fosse finito, poi è tornato e li ha riavvicinati. Loro in questo momento sono messi da parte, e Cicchitto è forse per esperienza, per tradizione socialista. E anche Sacconi del resto. E anche Sacconi, ho detto, come tradizione socialista, insomma, ha capito che probabilmente un'epoca è finita. Allora, il gioco di falchi e colombe occupa tantissime pagine dei quotidiani. Andiamo, oggi da te fra pochissimo. Andiamo adesso a vedere con l'aiuto della regia e della grafica, se possibile, l'emiciclo del Senato, quello dei gruppi parlamentari, per cercare di capire insieme ad Alessandro Ferrucci del Fatto Quotidiano quali sono i possibili scenari a questo punto. Questa è la Camera dei Deputati, però questo è il Senato della Repubblica, ecco qua, perché la Camera dei Deputati c'è il premio di maggioranza, dunque non è questione. Il governo Letta, che possibilità ha a questo punto? Ma le possibilità ci sono, anche perché c'è una situazione importante, anche perché il Capo dello Stato ha detto chiaramente che lui non scioglierà le Camere fino a quando non verrà cambiata la legge elettorale, il famoso porcellum. Quindi serve un governo di scopo, quantomeno. Serve un governo di scopo che vari una riforma elettorale, che ci sia una finanziaria, che rispetti comunque i parametri di Bruxelles. Bisogna vedere a chi conviene, cioè il PD sono anni anche che va avanti con questa storia della necessità per lo Stato. Abbiamo dimostrato che negli anni tutto ciò non gli è convenuto. In questo momento probabilmente potrebbe andare al voto con Renzi, che è l'unico leader a livello nazionale che comunque aggrega varie anime. Andare al voto col porcellum, cioè come vuole Grillo. Fare una riforma elettorale e andare al voto, anche perché è fondamentale. Ribadisco, Renzi è l'unico leader a livello nazionale, tutto l'emiciclo dentro o fuori il Parlamento, che può aggregare, che può vincere delle elezioni. Bisogna avere il coraggio, e loro devono avere il coraggio di farlo. C'è il ruolo dei 5 Stelle invece, che potrebbero aggregarsi e separarsi, no? Questo è un referendum che va avanti da 6 mesi. Ci sono alcuni dei 5 Stelle che sono disponibili, hanno detto chiaramente, noi come Fatto Quotidiano abbiamo contati tra i 10 e i 15, che potrebbero essere fondamentali e chiave per avere un Letta bis e magari fare quelle allora, riforme. Allora ti interrompo su questo punto, perché Roberto Paladino ha proprio il Fatto Quotidiano, ci può far vedere l'approfondimento sui 5 Stelle. Roberto. Sì, intanto questa è la copertina del Fatto Quotidiano, il condannato manda a picco l'Italia, ma il PDL si spacca e perfino Marina si dissocia. Ma come dicevamo, il Fatto approfondisce oggi, siamo a pagina 3, la nuova maggioranza, i 13 indiziati del movimento, perché gli occhi puntati sono tutti quanti su 5 Stelle, è inutile starne a parlare, sono loro i 13 che potrebbero entrare in una nuova possibile maggioranza. La verità, sai qual è? È che questo governo puoi chiamarlo anche esecutivo dello scopone scientifico, ma le cose che ha da fare sono due, il bilancio e la legge di stabilità. Su questo con Luis e Luis Orellana dovremmo confrontarci, quelle cose sono già scritte, come facciamo a dire vi diamo una mano? Francesco Campanella è uno dei 5 Stelle da sempre più aperti al dialogo, è uno convinto che con questa legge elettorale non si possa tornare a votare, uno che sarebbe pure disposto a lavorare con il PD se lo stupisse e cominciasse a fare le cose che chiede anche la loro base. Però questa volta annusa odore di fregature, quando sente i democratici con Fassina e Sel con Migliore dare per certa l'esistenza di una nuova maggioranza parlamentare, li invita ad andare cauti, perché Campanella sa che difficilmente quelle manovre lacrime e sangue potranno essere riviste da capo, e lui, il governo Letta, inteso come simbolo di quelle politiche economiche, non lo vota. Così Paola Zanca sul Fatto Quotidiano, ma ne parla anche il Sole 24 Ore. Ecco qui intanto il Senato come lo conosciamo oggi, l'abbiamo già detto, il premio di maggioranza è su base regionale, quindi PD e SL hanno la maggioranza alla Camera, non la hanno al Senato, ma ecco qui al Senato occhi puntati su ex 5 Stelle e GAL. GAL sarebbe Grande Autonomie e Libertà, il gruppo di Tremonti. I numeri per la maggioranza servono 161 voti, PD, Scelta Civica e Autonomie si fermano a 138, staremo a vedere la prossima settimana se ci saranno delle nuove maggioranze.
Allora, ancora con Alessandro Ferrucci, i tempi di questa crisi sono stati precipitosi e in qualche modo irresponsabili, almeno così dicono dal PD. Ma lo dicono anche dal PDL, non solo dal PD, lo dicono un po' tutti, come dicevo prima. Ci sono ricadute economiche effettivamente. Ma certo, già si riparla di tornare di spread, lo spread torna sulle prime pagine di tutti i giornali, ma è inevitabile, se non sbaglio siamo a 268, 263 anzi, vedo lì. La questione chiara è che visto che nessuno se l'aspettava, ma da nessuna parte, tutto il Parlamento sono rimasti spiazzati. L'altro giorno, alle 4 del pomeriggio, quando Berlusconi ha dato il primo accenno, se parlavi con ministri o esponenti in maniera trasversale, tu dicevo non so perché, non so cosa è successo, non so perché proprio oggi, ed erano le 4 del pomeriggio, verso le 6, le 7 qualcosa è capito. Grazie Roberto, i numeri effettivamente Alessandro fanno paura, i mercati hanno già perso negli ultimi due giorni, ma rischia di essere una giornata terrificante. Ci possiamo anche quasi dimenticare della questione Telecom e l'Italia a questo punto, cioè a Bernabé è andata bene come a Telefonica degli Spagnoli. Cioè, l'altra questione, in fin dei conti, in questo momento è il PD. Che cosa sta accadendo dentro il partito? Sembra essersi compattato. Letta in questo momento gioca due partite. Gioca una partita governativa e una partita di leadership. Cioè lui sperava in tempi un pochettino più lunghi per potersi magari giocare la battaglia con Renzi. Non dimentichiamoci che i bersaniani stanno pensando di convergere su Letta per non dare in mano il partito a Renzi. Dobbiamo vedere. Peraltro primarie che erano fissate per l'8 di dicembre, a questo punto potrebbe cambiare lo scenario. Totalmente, in questo momento loro hanno in discussione permanente per capire cosa fare e ribaltare in continuazione il tavolo. Ribadisco, non se l'aspettavano, neanche loro hanno capito che erano arrivati al capolino, tant'è vero che avevano chiesto un colloquio con Napolitano e adesso vediamo. Ribadisco, Letta si vuole giocare la partita da leadership anche all'interno del PDL, in fine dei conti lui è il premier, magari tale vuole restare. Quello che mi sembra certo è che nessuno, a parte forse Beppe Grillo e Maroni, vuole andare a votare con questo sistema Beppe Grillo elettorale. Dice da mesi, anzi da un mese e mezzo dice il Porcellum va bene anche perché questa maggioranza non ha senso. Che la maggioranza non aveva senso, in questo caso aveva ragione e come dire, l'ha dimostrato Berlusconi e il conflitto che fa cadere il governo improvvisamente. Ma questa è la volta buona per fare la legge elettorale? Guarda, sono anni che leggo titoli con ci siamo, è fatta, manca poco, pochi dettagli. Non è mai cambiato niente, quindi io non ci credo. Bene, grazie ad Alessandro Ferrucci del Fatto Quotidiano per essere stati con noi. Chiudiamo la pagina politica.